Eccomi ragazzi, sono tornato. Vi ricordate l'altra volta quando vi ho fatto vedere la prima parte di questo primo incarico del sesto episodio di Sly 2? Abbiamo rubato uno schema, ora ci restano solo due byte da colpire. Voi dovete sapere che Jean Bison ha nascosto gli schemi nei tre pesci imbalsamati. Ora si va in un'altra baita. Ora dobbiamo subito entrare nella seconda baita, così vi assicuro che troveremo il secondo schema. Scusate se si perde tempo a derubare le guardie per rubare gli oggetti, ma ci servono per acquistare potenziamenti sul ladronet. Ricordatevi che nella prima parte con la spy cam abbiamo fotografato gli schemi con i percorsi dei cavalli di ferro. Poi nella prima baita, senza farci beccare da Bison, abbiamo preso il primo schema. Ora entriamo in questa seconda baita e rubiamo il secondo schema, ma facciamo molta attenzione e fare attenzione a questi pavoni. Sì, proprio come pensavo. Raggiungi il pesce appeso al gabinetto e ruba lo schema. Raggiungiamo il pesce appeso al caminetto e rubiamogli lo schema. Eccoci, ora ci hanno scoperto e ora si perde tempo a combattere. Prima sbarazziamoci di loro. Questo è un combattimento corpo a corpo. Il problema è che quando hanno le pale, sti pavoni tirano le palle di neve. Un sacco di monete. Bene, prendiamo questo secondo schema. Ecco fatto. Fuori due, ne resta uno. Non puoi aprire il cavo finché non hai trovato tutti gli indizi che si trovano attorno al rifugio. Se volete io vi aspetto nella terza e ultima parte di questo primo incarico, ragazzi. Non dimenticate che siamo belle già a due schemi. E ci resta una sola baita.